Sono Massimo Melegari, sono il responsabile del progetto Recuperandia, che è un centro dell'Associazione Porta Aperta di Carpi, che quest'anno festeggia i 30 anni di vita. Un centro aperto a tutti, non soltanto ai bisognosi. E quindi le cose che vengono recuperate vengono selezionate dai volontari e messe a disposizione della gente a prezzi molto bassi, in modo da poter rispondere alle loro esigenze, alle loro necessità. Viene tantissima gente, parliamo di un 600 presenze alla settimana, tenendo conto che abbiamo aperto solo 3 giorni alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. Tutto questo materiale che c'è Recuperandia, che è tantissimo, è tutto materiale che sarebbe in discarica e noi attraverso la selezione la recuperiamo, e questo ha un grosso valore educativo, ambientale. È per questo anche che sono nati i laboratori con le scuole. Laboratori, ad esempio, come si ripara la bicicletta. I volontari si sono prestati per farlo con i ragazzi. Sono state esperienze molto belle e che tuttora continuano anche per il periodo estivo. Fanno servizio come gli altri volontari, quindi anche un valore educativo, perché si affiancano ai volontari ed è un'esperienza di crescita a livello umano. Attraverso il comune e l'AUSL ci è stato chiesto di dare la possibilità a persone fragili di poter fare un reinserimento nel lavoro, e quindi per noi questa è una cosa molto importante, perché non c'è solo un recupero di cose ma anche un recupero di persone, diciamo. Una cosa bella che c'è a Recuperandia è lo stare insieme, anche attraverso i clienti, ad esempio. Vengono e stanno tutta la mattina a Recuperandia, magari non comprano neanche niente, però hanno avuto occasione di parlare con qualche persona e sono nate anche confidenze e amicizie. Non lo chiamiamo negozio perché non lo è, ci piace più il termine bottega, creando quella relazione sociale che c'era una volta nelle botteghe di altri tempi. Le persone che vengono sono inizialmente le persone bisognose. Col tempo la città ci ha conosciuto e sono venute tantissime persone che non hanno problemi di indigenza economica, però vengono a Recuperandia perché in questo modo il ricavato serve per tutti gli altri progetti che ha l'associazione Porta Aperta. Quelli che prendono le cose senza pagare fanno la loro spesa, i loro acquisti in mezzo agli altri, e quando arrivano alla cassa, invece che pagare con i soldi, pagano con dei buoni che vengono emessi dal centro d'ascolto dell'associazione o dai centri di ascolto delle parrocchie attraverso la Caritas diocesana. La crisi del 2014 ha segnato parecchio. Ancora mi sembra che si paghi questa situazione. È vero che c'è lavoro, ma gli stipendi sono più bassi e quindi la difficoltà rimane. Ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo visto anche molti giovani venire. E poi si sta diffondendo questa cultura del riuso, che nei paesi del nord Europa, ad esempio, è molto più normale e si usa da tanto tempo, ecco. Quindi non è una cosa di cui vergognarsi o di cui, insomma, dover nascondere.